sera qui con noi abbiamo il gruppo dei Luna e un quarto. Io vi dico semplicemente, loro stanno insieme da 4 anni, due dei tre componenti del gruppo. Loro sono Salvo, Carmelo e Giuseppe, esattamente, poi si presenteranno da soli, però bando alle ciance, cominciamo subito, è pronto lo stacchetto, quindi facciamo un bel applauso nuovamente a voi i Luna e un quarto col primo sketch che si chiama Cercasi personale per lavoro, attualissimo. A voi i Luna e un quarto. Che c'è mancanza del travaglio, ma purtroppo qua non me lo travagliare che non a bagno vediamo su un bicono. Il primo che si presenta, il lavoro è per lui, uno meno sta a casa, a mensilità sarà ma con avere bisogno. Benedetto Dio, c'è il rogliò. Tutti, scende, mi cerchi il travaglio, scende, mi cerchi il travaglio. Dopo che c'ho il travaglio, quando mi andavo all'ufficio, per cortesia, che c'è freddo. Benedetto Dio, troppo freddo sta facendo oggi, cavolo. Che chi è sto freddo? Maria, pari. Quando mi sfoglio. Questo freddo non se ne può più. Usiamo un cappottino. Come sarà questo coso qua? Niente che c'è. Magari la pinna sta rubando, io ho un travaglio. Ma lasciamo perdere, per cortesia. Andiamo su scegli quando vuole. Ah, ma è possibile mai, non è possibile che non ci trova manco un travaglio, uno non ci trova manco un travaglio, hai girato tutta la Sicilia. Bebe Gamasi, cercasi personale per lavoro, cercare il signor De Magrico Carmelo. Sarà una volta buona, vediamo se sarà la volta buona che io veramente posso trovare un travaglio e posso mettere su famiglia. Non è possibile. Hai permesso? Aspettasse il suo turno, per cortesia, che non cominciamo a fare voce, che è un'altra che è bella voce. Ma se sono io suo, ma non parlo, magari pinni, il pasto d'oro che aspettasse. Va bene, aspetto, va bene. Ma che vita, ma io che lavoro? Ma io che ti faccio, ma se ti faccio, se ti niente, ma io non faccio, ma se ti faccio. Che ci stai lì? Sapete qualche travaglio? Oh, ma tutti i pagani sono muti, tutti muti tu! Che cosa per donare? Per lavoro! I voci da signor di Magrito, cammino! Perché sono venuto sicuro, sicuramente! Ma quando muoio trovo tutti i travaglio, comunque c'è un tavolo bello, dai, lo sapevo! Se permetto! Buongiorno! Chi è l'ultimo? Io. E se lei è l'ultimo, io sono prima di lei. No, momento. Lei è arrivato ora, lei è l'ultimo. Prima qui era l'ultimo. Io. Allora, se lei è l'ultimo, io sono prima di lei. No, no. Se la finiamo con questo casino, per favore. Cortesemente. Si incazzavo, Gio. Se qui era l'ultimo. Via, sta entrando. Allora, se lei era l'ultimo, io sono prima di lei. No, lei ora è l'ultimo perché è arrivato ora. Avanti il primo! Sono io! Il primo, Rissi, no l'ultimo! Vi faccio il capo, da fuori! Sì, pronto! E mi metto! No! Sì! No! Sì! Oh, entrate lì, Zani, che fai? Sì, no! Va bene, a presto la portiamo tutta, arrivederci! Ma che c'è? Faccia meno lo spiritoso perché già non ci siamo più. Sì, ma
E per l'affare? A tagliare in gaffa. Ma che c'è mai? C'è scritto da 5, c'è scritto da lì lavoro, a proposito. Mi dica. 5, 5 di Madrid, cammino. Sono io. Chi vedi? Ah, vai, non chita. Forse ci siamo capiti. Il signor di Madrid, cammino. Sono io. Lei di Madrid? Lei va la mancofiero, pare, non di Madrid. Senta, di Madrid è cognome. Ah, cognome di Madrid, ma lei... Ah, ti stavo un po' con un presidente. Senta, vieni a consultarmi. No, no, ti giuro che... Ma finisci, perché già... Il mio nebuso, andora per questo schifo da fuori. Ma chi non dai? Era l'ultimo da passare per primo, va bene, mi dai i suoi dati, dai, mi dai i suoi dati. Poteva dire qua buttare i dati. Che sta cercando? I dati. Date anagrafici, i dati mi retta, oh. Che vuoi? Date anagrafici. Un figlio se caffè va a casa. Come si chiama? Allora, fremo, figlio. Come si chiama? Mi dico come si chiama. Ci vuole sapere per forza? Certo. Palafotti. Come? Palafotti, Mario. Sua mamma? Sta bene, grazie. Ma perché prima stava male? No, sta bene, grazie. No, ma vieni il cognome. Ma, senta, ma lei può ci vuotare oggi? No, vieni solo. Ma caga mi sto rompendo un conto, ma vieni solo. Mi dica quando è nato, va? Ci sono appunto e ci sono un pensiero. Quando sapevo quando lei ci... Certo. Ma quando mi mangiava la pantatanna, ha buttato all'ospedale e fatto lì. E mai è consumato? Io la c'era pure che ti porto un guaglio. Ah, mi aspettate, se c'è un cecciavaglio. Il lavoro c'è. Lei è assunto. Infatti non ci siamo capiti, io mi chiamo Mario, non Assunto. Non ha capito, lei è qui, è Assunto. Scusi, ma ha chiamato? Ah, l'ha chiamato lei, sta si tranquillo, si squieto e non si muove. Io mi chiamo Mario, non Assunto. Lei, qui, è Assunto. E ho visto che mi ha chiamato. Ma io, non sta parlando con lei, sta si muove. Ah, vabbè, vabbè. Perché? Perché mi ha chiesto qua? Lei parla per me così come Mario. Io mi chiamo Mario. Ma la fatti Mario. Va bene, ma lei qua oggi è assunto. Ho assunto per lavorare. Ah. Vuole lavorare? Sì, 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 sì. Oh. Allora io ti dico a casa, signor, assunto e fuori il signor. A me non mi interessa. Va bene. Va bene. Allora, noi dobbiamo andare al piano tavolo. Io lo devo dire, no? Piano tavolo è paese, da Manasse, come sta facendo un battere già. Ma su lì parla così, perché io non capisco. Ah, di piano tavolo. Andare, piano tavolo e paese, ce la facendo paese. Sì, sì, non va nulla. Via del piano numero 5. Che numero? 5. Che numero? 5. Mi piace, che numero? 5. Mi piace il tuo numero, lo sai? Bravo, lo sai perché si sta insegnando. Allora, ci sono tre pianoforti. Il primo lo porta al terzo piano, il secondo lo porta al primo piano e il terzo lo porta al secondo piano. È facilissimo, penso che l'ho capito. Che comodi. Si dice. Non capisco. Ma che? Andiamo avanti. Con il taglierno! Qui siamo avanti! Andiamo avanti col discorso! La tavola! Il date! Se no va, che appare! Non spiegarsi con me, guarda, non spiegarsi con me! Non ti sentiacci però! No, non mi sentivo, però già! Ah, non spiegarsi con me! Dobbiamo andare per la tavola il paese! Penso che lei un paese fosse su ruota! No, mi ruota, guarda, ci sono cose! Proprio, beh, vai, fai se cavo un soldo, non occuparsi, sta pagliasse, boh! Dobbiamo andare per la tavola il paese! Via del piano numero 5. Che numero? 5. Che numero? 5. Vieni, magari perché sono bravo. Bravo. Vieni, sta sentarsi, mi fa nervosire. Allora, mi dica, mi deve fare la cortesia. Mi dica. Mi ha detto via del piano numero 5. Allora, via del piano numero. Bravo. Ci sono tre pianoforti. Il primo lo porta al terzo piano, il secondo lo porta al primo piano e il terzo lo porta al secondo piano. Ma è una cosa facilissima, non è che ci vuole tanto. Sì, sì. Ho capito, vero? Sì, sì, ho capito. Come ce l'hai tiro un po' adesso? Sinistri. Mi dico. Lo capito? Mi dico. Ma lei, con peggi i miei. Cortesia, mi seguo, va bene, mi seguo. Si metti la cintura, però. Chi è? Mi dici, lei mi segua. Ti rilassi tanto, mi seguo col discorso, se non lo fa. Ma su lei, babbaleppo, che è colpa mia? Io sono un babbaleppo. Senti, ma fai un po' lì. Lei me lo deve spiegare. Piano, ma va bene. Dobbiamo andare, piano piano. Sì, piano, non di fare un ghiere. Va bene. Ragazzi, fa piano lì, fa piano e forte, guarda. E chi sta mangiando? Piano forte. Io questo ho capito. Ma che ne esce molto tu? Dobbiamo andare a piano tavolo, il paese. Sì, sì. Paese. Sì, questo ho capito. Via del piano numero 5. Numero? 5. Numero? 5. Mi futti a tutti noi. Facciamo questo cazzo, forse. Allora, vedi il piano numero 5. Allora, dobbiamo andare in via del piano numero 5. Ci sono dei pianoforti. Il primo lo porta al terzo piano, il secondo lo porta al primo piano e il terzo lo porta al secondo. E facendo così, penso che ora l'ha capito.
Ha detto che c'è un pianoforte, ha capito? Sì, sì, ho capito. Vogliamo che capire quello che dice. Sentisse. Forse ho capito. Bravo. Ci sono dei... Aspetta, prima vai chi al piano d'aula. Un paese. Un paese, bravo. Via del piano numero... 5. Numero... 5. Numero... 5. Ti futti l'altro cuore. Poi ci sono tre pianoforti da portare al piano d'aula. Bravo. Il primo lo porta... Io mi confondi, sentissi, se ancora metti di mano, già sono stessato. Io tu ce voglio, non voglio. No, sogno io che non voglio a te. Perché? Ma da dalle anche un po', da lì, da lì. Chi hai? So, scemo Nico, io magari uno. Ma perché secondo lei io questo anche soldi ci poteva dire, che sta a fare un po' qua? Avanti un altro. Senta, mi feci passare, magari a mio perché con questa vaglia, arriva che c'è. Che se disse magari lei, ma quanto è fiente lì? Dei Luna un quarto si intitola Ofemia e Arturo. Applauso! Oh, di mia moglie, meno male sta domenica me la sta un po' con la pace, un pochettino con la pace mi sta lasciando, benedetto Dio, ah, un saluto. Ah, che bella pancia che tieni, che bella pancia che hai, me la dai, me la dai Camilo, me la dai la tua pancia, me la dai la tua pancia, me la dai la tua pancia, me la dai la tua pancia. Pochi baci, non si può avere mai da sta casa, mai. Mai, si è supputato tutto questo, ma vediamo. Figlio bella. C'è un buco nel secchio, Arturo, Arturo. C'è un buco nel secchio, Arturo, Arturo. E tappa quel buco, è un fene. E tappa quel buco a un pene, a un pene. E come lo tappo Arturo, Arturo, e come lo tappo Arturo, Arturo. Ti sfogasti?
E che sei una vittima tu? Ma come lo taglio a tu, lo a tu, lo? E come lo taglio a tu, lo e a tu? No! Quanto più meno? Mendate! E tieni il coltello, mia Eufemia, e tieni il coltello, Eufemia, Eufemia! Ah, non ci posso bucare con una comagnista. Non fare vedere cosa andare a fine, siamo lì. Il coltello non taglia a duro, a duro. Il coltello non taglia a duro, a duro. E a fine il coltello è Eufemia, Eufemia. E a fine il coltello è Eufemia, Eufemia. Ma ti fai così male usando che faccio? Davaggi, davaggi, era quando non c'era io davaggi. E come lo limo azzurro, azzurro? E come lo limo azzurro, azzurro? E tieni la pomice, Eufemia, Eufemia. E tieni la pomice, Eufemia, Eufemia. Tutto rotto arriva a casa. Tutto il giornale. Il coltello non lima a duro, a duro. Il coltello non lima a duro, a duro. E ti mangiati aghi, che buona. E bagna il coltello, Eufemia, Eufemia. E bagna il coltello, Eufemia, Eufemia. Ah, che siamo abbassati. E come lo bagno a duro, a duro. E come lo bagno a duro, a duro. Ma sta uccidendo lì. E prendi dell'acqua, Eufemia, Eufemia. E prendi dell'acqua, a Eufemia, a Eufemia, a Eufemia. Una cosa di te vicino, va bene, mi chiamo. C'è un buco nel secchio, Arturo, Arturo. C'è un buco nel secchio, Arturo, e Arturo. E vai a fangulo, Eufemia, Eufemia. E vai a fangulo, Eufemia, Eufemia. E come ci vado, Arturo, Arturo. E come ci vado, Arturo, e Arturo. Aspetta, alzo il suo nome. È davanti, che mi ha scoperto. Marina, se era dolare Andura, c'è il rigore. No, ma proprio! Non è che Arturo, meglio tu, ah! È geloso! Aspetta, è geloso, ma di che cosa? Una cosa! Ma dai! Non di tu, ma! La posso dire una cosa? La potrà staglia, fai vedere! Vedi che te lascio! Devi dire una cosa, cosa devi dire? Dai, sentiamo cosa devi dire! Non ti avvicinare! Guardami bene, guardami bene! Ti hai visto un po'? Non me la sono bene, mi si chiede, ma chi ti ha la natura? Io sì, una cosa casuttata! Veniamo? Ci vediamo dopo, va, va, fate un applauso, fate... Mamma mia, il sudare. No, ma il prossimo sketch com'è? Cioè, mi preparo moralmente almeno, va? Ok. Ce ne sono altri due, credo, di sketch, credo che sono quattro, totale o cinque, qualcos'è? I'll buy you tall, tall trees in all the waters in the sea. I'm a fool, fool, fool for you. If you wanna own a great big mansion, well, I'll give it I'm a fool, fool, fool for you.
travel anywhere, you take an ocean. I'll buy you tall, tall trees and all the waters and the seas. I'm a fool, fool, fool for you. And if you want to own a great big mansion, well, I'll give you a dollar. Allora, questa si intitola Nel treno. Allora, facciamo partire lo sketch, torno di luna e un quarto. C'è la sigletta, no? Sì o no? Ok, facciamo partire la sigletta, applauso per il luna e un quarto, poi ritorniamo magari con un altro balletto di Bruno o con un'altra canzone, ok? Vi lascio di nuovo con loro, applauso forte, il luna e un quarto, sketch nel treno. Attenzione! Il treno regionale 7538 delle ore 8:43 è diretto a Montapone Centro. È in partenza dal binario 3 anziché al binario 23. Per fare un bottino io la pancia a cui c'è un bugliare. Ma cosa sta facendo? Questo è a parlare. Mira, per finire che io sono incinta. Il bambino mi lascia con la febbre, mi lascia. Ma che fanno? Lo vedi che sono incinta? Sì, sì. Quante sapete che da questo finestino? Mi ha per finire il bambino viene con la febbre. Mi scusi. Io sono incinta. E ancora non tu lì. Ma non vedi la pancia lì? Mi scusi, mi perdoni. Usate come di bambino. Ma muova, so, ci faceva bene, insomma. Comunque, il finestino. Io sono incinta, il bambino ci vende di freddo. Il bambino ha ragione, mi perdoni. Ma non è per me, lo sa. È per lui. Mi scusi, ha ragione. Certo, sai darsi la studiare. Dai, casa tu, devi far picchiare così loro. Perché io ne ho uno, figlio, no, tanti. Sono continuo a far così. Perché come tu? E giocare a cancerogeno, non vedi che sono incinta. Sto leggendo il giornale. Ma il bambino mi lascia malato. Va bene, però. È cancerogeno il giornale. Ma lei lo sa che è cancerogeno. Dei figli scuole. Vai, ci mai figli. Contestamente, io sono incinta. Non posso prendere niente. Io sono un po' essere malato. Ma che bello chiedo, dalle che bello. Mangi, ma fai già finisci il vista che la sinistra chiede che bello. Che è bello. E scappi, vero? Se va che ti finisci come mia. Vedi un attacchio, va bene, me la trovo, su per così attacchio, vedi che è vero. A parlavo. La cara di caletta ti sta fumando. La di caletta comunque tu muore, non c'è la salute. Signore, è una sigaretta, non è che io
pensieri. Ma senti, io sono in ginga. Che lo so, però... Il fumo, il cancerogeno, io finissino. Vedete, mi lasci come lei, va? Poco mai più come lei. Ho capito che non è per lei, ma non è per me. È per lui. Ah no, allora precedenza alla signora, perché giustamente in gravidanza ha ragione. Grazie. Mi riperdoni. Va bene? No, perché ti baciamo di piccolo, c'è un lizio, siamo a posto. E mi picchiamo a mio, lì. Ma chi ha piscato? Andiamo avanti. Ma non per i tempi. Si chiama mia moglie. Vedremo su mare spugna, ci siamo partiti. Ma che vuoi contare di mia, no, vero? Vedremo. Pronto? Il telefono! Lei ha detto che il telefono! Il bambino mi lascia malato! Ma lei vuole proprio come la sua famiglia, proprio tutti stuotti! Ma io ti stai chiamando a casa, ci stai dicendo... Non può chiamare! Lei non può chiamare! Perché le ragioni, ma mi non lascia malato! Ma non è per me, lo sa! Per chi è? È per lui! Mi scusi! Guarda, ci dobbiamo dire l'occhio, guarda! Mi scusi! Dai un cavolo! Ma che cavolo! Che cavolo! Un servizio ci picchiamo! Come ci picchiamo un servizio? Signora! Signora! Mi dica. Signora! Chi ha? Già per il filo io va bene! La sigaretta io va bene! Un giornale con ce cavolo! Ne avrei 60 ma costava l'ultima paiera! Non ce n'era più! Una telefonata! Un telefono stavo io danno! Ma se anni, giurisce, signora! Di chi? Ma non è per me, è per lui! Hai detto che non vuole fare applauso, applauso! Scusa, scusi signora, è incinta. Beh, vedi, c'è sotto, c'è che dire! Stava schizzando! Il mio zolo! Guardi, si è dimenticato il giornale, guardi. Come capito? Vado a fare la spidella. È la squadra di pallone a vedere però lei, eh? Tenga, scusi. A proposito di squadra di calcio, guardi. Problema di calcio? A posto, lo metta qua. A posto. Calcio potremmo appoggiare, magari se avete la bottiglia di vino ce la appoggiamo in su. Ma faccio lì una cosa. Sentiamo. Questi non sono sette gemelli. E cosa sono? Sento con noi. Fate un applauso, il lunedì un quarto, bravi. Where did you come from, where did you go? Where did you come from? Le mani! But I've been married a long time ago. Where did you come from, where did you go? Where did you come from? Andiamo! Ma che cavolo di cercare c'è? Ah, sì. Ah.
Ah, che sei bella. Le mattine fai oggi, noi che siamo tranquilli, mi sono alzato. Allora, visto che siamo rilassati, ora tu mi riesci a ingastare ieri sera. Sì. E perché, scusa, fammi capire perché io... No, vai a rispondere. Vai a rispondere, ho ingastato ieri sera. Bravo. Vieni a mangiare fuori, va bene? Che mi esca a mangiare fuori? A mangiare fuori. Solo? No, sì, ah, solo. Certo, solo, no, certo. E con chi sei andato a mangiare? Come ne? Con Torino. Ah, con Torino? Sì, Torino, sì, bravo. Ah, buono, buono. E senti una cosa, ma non mi venisci a mangiare? Nene, ma andare al ristorante, bello ristorante, sai? Ah, sì, sì, perché sì. Ce n'è uno solo che ristorante, no? No, no, ce n'è tanti, vuoi sì, bello, 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 bello. Ah, mi e come si chiama questo ristorante? A posto siamo, no. Ah, oh, mi gusta, mi gusta. Mi gusta? Sì, sai che bello, come si gusta? A posto, senti, ma che mangiaste? Anche pasto. Anche pasto? Sì, sì, sì. Ma anche pasto qualunque, no? No, sì, quando dicevo mangio quando pasto qualunque, non lo sai che cosa mangio. Ecco, che mangiaste? Ah, bravo, bravo. E poi che mangiaste? Sì, mangiare l'affettato, va bene, vuoi sapere chi va a studiare? Va bene, l'affettato. L'affettato, e poi finisce dopo no, perché la... No, 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 non no. Si finì, no, con Torino si può finire mai, no. Certo, non dopo che... Vero, che mangia, ma che faccio, giustamente, ero indietro. E che mangiaste tu, primo? Certo. Ah, certo. E che mangiaste che primo? Perché potete mangiare quello di capa? Sta fettuccine, sì. Fettuccine bianco, no? Bianco, ma non rubare solo un capo. Ah, che stavo con capo fettuccine bianco. Io, avanti, voglio sapere com'erano questi fettuccine. Oh! A me, a guardare. A pesto, va bene? A pesto. A pesto, oh. Oh, finiscono dopo poi, no? No, sì, no. Quando c'è per non dopo. Ah, e allora che mi mangia solo magari un secondo? Certo, non è scherziato, mangio io, ero così in mamma, e penso a mangiare. Che mi mangiare un secondo, bravo, e che mangiasse che secondo? Che mangiare, che si guarda che con me a parlare, che mangiasse che secondo? Pollo. Pollo? Sì. Bollego. Che c'è? Andiamo bene, che mi una cosa, che sogno malato, io buono. E allora com'era sto pollo? Era un pollo, che camminava per il vero, no? Sì, ma come era? Alla diavola. E certo. Ma solo per curiosità, che mangiaste? Quale parte che mangiaste? Se per curiosità, che parte di mangiaste? Che per curiosità, che se per dei fatti... Va bene, ma visto che c'è chiesto Torino, Torino! Dove c'è? Lava. Lava, certo. Sai, era una lava, pareva un aeroporto. Ma vero? Sì, sì. Secondo me c'era magari un contorno. Certo, bello, buongiorno, bello, buon diavolo c'era un bello buongiorno, certo. E che mangiasse che buongiorno? Fenocchio. Fenocchio? Ah, fenocchio, e poi dopo con queste cose finiscono perché la vaga chiede. Sì, io immagino, io lo sapevo, io lo sapevo. Torino, si può finire mai? Torino mi disse, cammellero, non vedo che siamo qua, prendiamoci un bel dolce. Un bel dolce? Sì. Ma che dolce che mangiassi? Ma io, che ci vuole per imparare? Una fettina di bella torta di quella fenomenale. Ah, è una torta che è proprio... Che stai dicendo fenomenale, bella, mi ci fare, tu rida, mi ci fare, io non ci riesco. Ah, io non ci riesco, ecco perché vieni a stare a cassiera. Certo, io sai che bella torta che era? E che era? Anche le sfoglie. 999, come una ecco? Ma che sto a fare me? Ma io mangiai, ma perché fammi io non ti sto domando? Ma io che te hai fatto? Senti, va bene, venisse con Torino, anche al ristorante, che mangiavo primo, secondo, buongiorno, sì. Magari la frutta. No, la frutta no, no, la frutta non me la mangiai. Ah, frutta non la mangiassi. Ah, ho capito. E senti, ma una cosa, sì. Ma Coca mi chiami cocchiere, magari quando vai al ristorante, perché a sera non mi chiamaste? Io sono ieri, era tanto, perché tu non scherziato, ma non dopo, cambia la morina a mangiare, e mi andiamo a pagare quello. Giustamente, se è tanto, non devo essere sto bar, però, non ti posso garantire, se quando ci chiamo, piglio da lei, scarpa. C'ho sto telefono era scarico ieri sera. Mi scazziato, non avevamo un telefono e non ti potevo chiamare. Ma chissà perché. Io campanello. Lo suonavo il cicofono.
Un citofono, se no. Io non aspetto a nulla. Questo citofono sta a casa che mi cicca in dietro, vuole ammazzare. Ah, è corretto, è corretto. Vuole ammazzare, niente, ma c'è un cane. Aspetta che ce la prova, no? Ma chiamano, andiamo, ma che cosa? Ma che sta la chiamando? Oh, corriere. Oh, mio, ma io che dici, abbiamo una settimana, come dai stanno? Oh, ma oh, è che? Ah, sì, la non vedere, sono col terrore. Ma come? Ma che fu? Onde fu, ma siamo a Pomodà? Ah, sì! Pomodà! Cioè, no, io passai per salutare il militello, non va bene? Per salutare? Sì, il militello. No, no, vieni, Corrigo, vieni qua, vieni, assicca di qua. Io vi vinto io una che non passa. Assicco 2 minuti e mi nuovi, va bene? Vieni, assiccare qua. Che pomeriggio, non basta, che non passa. Oh, cucitina, dici, cucitina, cucitina. Ah, che bello, che bello. Ora ci mettiamo. Ma che? Senti, ma stasera, tu, ieri con Corrigo, con Carmelo, vero? Io? Tu? Sì. È un finestro. No, a te? No, ah, wow. Lui è con me, sì. No, ma ti dici? E veniamo a te, a tuo socio, per dire. E senti, a mangiare. A mangiare, vero? Io onde? Onde? Da piazza, da piazza. No, per le piazze, c'era il figlio che voleva. Ah, ho capito. Mi sono detto. Un ristorante, perché il ristorante ci n'era uno solo, giustamente. Non ce n'era uno solo, ho capito, c'era l'estate. E qual era questo ristorante? Ma perché tutte queste cose? Con gentile. Ma ecco, io sono curioso. Non ti fai il tuo marito, non ti fai. Che ci posso fare? Animiamo. Cos'è che era bello? Ah, era bello. Disonesti, ma voi, non era disonesti, era preso a posto. Ah, Era tutto affettato. Ho capito! Affettato? Ah, e che mangiaste? Affettato. Sì, ma poi non andiamo. Non volevo fermare l'olio dell'affettato, no! No, perché mangiassero magari lo primo, va? Certo, perché ho bisogno solo di gingere. Ah, pure! Mangiamo il primo, sì. E che mangiaste? Mangiamo cose logne. Cose logne? Sì. Era un spaghetto. No, perché ci aggiungava a causa. Ah, ci aggiungava, No, praticamente questo spaghetto erano tanti fettucci. Ho capito! Erano i fettucci, i fettucci li mangiassero in bianco? No, in bianco no. No. Forse ne ore, non vero. Praticamente, erano chi di buono, era un codimbro. Sì, chi ti dà la posta, no? Chi ti dà la posta, che avevo un no, non è un codimbro, gli pistavano. Ah, mi piace salutare, magari a mia. Fettuccini a pesto. Ah, a pesto proprio, a pesto. Sì, ma poi non aggiungo dopo. Ma poi dopo, sempre lo mangiaste lo secondo. Giusto? Ah, certo. E a proposito, che per mangiarselo il secondo? Il secondo li mangiamo... mentre sono aspettato un secondo, vieni uno che va a bobba, così. Che aveva? Ma ci mettiamo nel vatto. Ah, a me da qua aveva, sì, volevo, sai come voleva. E pareva la gallina. Ah, che è? Un pollo. E com'era sto pollo? Un pollo era... Ah, e tu che ti picchiavi? Un motore! No!
La lava cario mi pigliai. Un pulito, guarda, non direi io. Io sto con chiesto che mangiasse magari un giorno, vero? Si ferma, già si ferma. Mangiami patate. No, patate erano l'uni. Erano l'uni patate. E li mangiamo... Ah, tu devi capire, tu no, forse non lo sai. Lui quando era piccolo, aveva tendenze. Ah, vero? Sì, ma che bambole? Non l'ha mai detto. No, che bambole? Con due bambole. Tu? No, due, forse... c'erano tanti dughe. E se dughe, praticamente, parevano due finocchi. Un finocchio li mangiamo. Poi finiscono dopo, c'è questo... Sì, no, no. No? No. No. Perché che mangiasse magari un dolce? Un disonesto magari che suo, sì. Ok. E li mangiamo un dolce e li picchiamo... Yeah, ma insomma, quando ti fai mi fai tanto, sta parato. Yeah, ma insomma, quando ti fai mi fai. No, neanche tanto mi picchia. E lasciato. Fate la faccia della canniva. La canniva? Yeah, tutto ti picchiamo. Ah, la rotta qualunque, no? Certo, no, la picchiamo... No, la rotta no. C'era la spinnava tutta male. Ma perché fa così? Ma perché? Concettiera. Non mi dice mai niente. Concettiera. Niente. Concettiera. Che me? Vega io. Ho capito che non ti scemo niente. Ho capito che è stato quello. E te dico solo una cosa. Io gli avrei chiesto una concettiera. La settimana che non vieni sul disgraziato, quindi capi salutarlo e mi fai di 100 missi. Ma su io non parlo a tutti a carità, che è colpa a me. Ho facendo un culo tu, perché mi ammazzare! Oh, vedete che applauso! Bravi!